Salve, siamo arrivati qui finalmente al gruppo forse più bello e più interessante di Calcedoni, quello delle agate bandate. Anche perché è il gruppo più amato dai collezionisti e forse quello su cui c'è più da dire. Per cui questa è la prima di tre capitoli dedicati alle agate bandate. Come abbiamo visto nel nostro schema, si chiamano agate anche quei calcedoni con le inclusioni muschiate, piumate, dendritiche e saginitiche, ma il termine agata è stato coniato per il calcedonio bandato, quindi le uniche agate in senso stretto, da un punto di vista lessicale, sono proprio quelle bandate. Ecco, un'agata bandata è un oggetto di questo tipo in cui le bande si formano sui bordi di una cavità, in genere in maniera concentrica, ma vedremo che ci sono anche altre strutture, fra cui quella piano parallela, e tendono ad andare verso l'interno. Agata è considerata una roccia perché è un miscuglio di calcedonio, quarzo e altre fasi minerali, se ci sono dei muschi e delle saginite. Quindi questa presenza di diversi elementi la fa considerare come una selce o come un altro tipo di nodulo, non un minerale. Le agate bandate possono essere completamente bandate o miste ad altri calcedoni con inclusioni che sono quelli che abbiamo visto prima. Ecco, dove si trovano le agate? In che tipo di roccia? Beh, basicamente in qualunque roccia potremmo trovare agate, anche se quelle più abbondanti, quelle più diffuse, sono le agate che si formano nelle cavità dei basalti. In realtà non sono né le più belle né le più colorate, più belle sono le agate che si formano in rocce andesitiche, però ci sono molte agate, anche alcune bellissime, che si formano in rocce sedimentarie, in calcari e altri tipi di rocce. Poi ci sono numerosi casi, più, forse più occasionali, in cui le agate si formano all'interno di fossili. Sempre dove c'è una cavità c'è modo di riempirla di calcedonio o di agata bandata. Qui vediamo un tronco fossile che ha all'interno due cavità riempite da agata, qui un osso di dinosauro, in genere le ossa di grandi dimensioni, tibie e ossa delle zampe di grossi dinosauri, hanno una grossa porosità e spesso hanno una parte vuota all'interno che si riempie con frequenza di agata. Qui abbiamo un bivalve che è un'altra cavità che può essere riempita da un'agata. La forma di un'agata. Beh, se pensiamo alle agate in basalti, la forma classica è quella amigdaloide, cioè a forma di lacrima. In genere sono orientate in maniera inclinata, quindi sono, diciamo, piegate dal flusso della colata lavica e hanno il peduncolo, cioè il vertice dell'amigdala. L'amigdala sarebbe a forma di mandorla, il vertice della mandorla, diciamo in basso a più o meno 45 gradi, quindi hanno una forma cupolare verso l'alto, una forma un po' più piatta verso il basso, ma sempre un po' inclinata. Poi sono diffusissime le agate in vene, e quando le vene si incrociano o quando siamo in una roccia brecciata in cui ci sono frequenti incroci di fratture, e all'incrocio si possono formare delle agate con forma vagamente triangolare. Poi ci sono i riempimenti di tandere che hanno queste forme così stellate o a farfalla, che sono praticamente i riempimenti delle fratture o della frattura che formano la parte interna del tandere. Poi abbiamo visto che ci sono all'interno di fossili, questo è un gasteropode che ho con un'agata all'interno, quindi una conchiglia. Questa è una situazione classica, il limb cast, sarebbe il calco di un ramo, cioè il ramo invece di fossilizzare e di trasformarsi in diaspro, diciamo che è stato svuotato e la cavità è stata sfruttata per essere riempita da un'agata bandata. E poi ci sono i famosi poliedroidi, che è una situazione, un deposito del Brasile, in cui, dove
che ha dato grande quantità di queste agate abbastanza ben bandate, di forme triangolari, poliedriche. Non si sa esattamente quale sia la loro origine, si suppone che si siano formati all'incrocio fra grandi cristalli di anidrite, e quindi diciamo queste superfici piatte siano da imputare alla presenza di questi cristalli di anidrite. I poliedroidi sono in genere dell'ordine di 5-10 cm, però ce ne sono anche di 50-60 cm e sono veramente d'impatto per la loro regolarità. Ecco, generalmente il caso, diciamo, più generico è che l'agata bandata occupi una parte della cavità, non tutta, e c'è una parte esterna che non ha il colore, che contiene le saggeniti, i muschi verso il basso, e poi verso il centro c'è una porzione che è ancora bandata, ma è di quarzo. Questo diciamo che è il caso classico, ma ci sono situazioni anche totalmente rovesciate. Per esempio, questa è una situazione in cui l'agata bandata si trova all'interno di una geode riempita quasi completamente di quarzo. In questo caso il termine nel gergo dei collezionisti è floater, cioè l'agata galleggia nel quarzo, e quindi diciamo che le situazioni sono molte, ma il caso generico è questo. Ecco, quindi usando il caso generico abbiamo qui classificato quelle che sarebbero le quattro fasi principali di strutture che si trovano all'interno di un'agata, di un nodulo d'agata. Qui parliamo di un'agata nodulare, ma queste fasi poi possono essere, diciamo, espanse, passate anche ad agate in veno o altre forme. Quindi abbiamo il first calcedony layer, che sarebbe un primo strato di calcedonio che tappezza tutta la cavità. Questo strato non è bandato, è costituito da calcedonio globulare, cioè lo stesso calcedonio che abbiamo visto che contiene i muschi e le plume, e tutte le inclusioni, le saggenite, le plume, eccetera, sono incluse in questo strato. È un calcedonio in genere trasparente o biancastro, e isola la cavità dalla roccia madre. Da qui, cioè da questo primo strato di calcedonio, comincia la seconda facies, che è quella realmente di facies bandata. La facies bandata si divide in tre strutture differenti. Una struttura, la più precoce, è quella di emiagate. Emiagate sarebbero delle mezze agate, e in realtà sono delle strutture semicircolari bandate che poggiano sul first calcedony layer, e diciamo che dalla parte esterna, se l'agata è stata erosa, si trova diciamo in un ciottolo fluviale, si vedono la sezione di queste emiagate come degli occhi sulla superficie esterna dell'agata. Se invece tagliamo il nodulo a metà, avremo una struttura bandata con la semisfera verso l'interno. Queste strutture sono relativamente rare e sono caratteristiche di certi depositi. Poi abbiamo le bande concentriche e bande piano parallele. Quindi le bande concentriche sono l'agata in senso stretto, quella bandata, diciamo, e prende il nome di agata in senso stretto. Le bande orizzontali, che qui abbiamo disegnato sotto, prendono il nome a certe volte di onice o di agata tipo Uruguay. Onice è il termine che usavano i tagliatori antichi di cammei, perché cercavano queste porzioni che venivano poi scaldate per dare un'alternanza di bande bianche e bande rosse, arancio, di corniola per tagliare i cammei di più colori. Quindi si lasciava il fondo bianco e la parte in rilievo con la figura del cammeo veniva fuori di colore. E quindi questa era l'onice, che era un nome che si dava, una terminologia si dava a tutti i materiali stratificati.
E Agata tipo Uruguay è stata una terminologia usata per un po' di anni dagli studiosi di Agate e si riferisce alla supposta idea che nei depositi dell'Uruguay ci sia una particolare abbondanza di queste agate, di queste bande orizzontali, che non è vero, ma insomma si è usato per un certo tempo questa terminologia. Fatto sta che queste due facce sono delle diverse strutture della stessa, più o meno della stessa faccia sbandata, le abbiamo messe una sopra l'altra, ma vedremo che non sono in sequenza temporale. Poi c'è una faccia di opale bianca che è generalmente stratificata o massiva, però con delle strutture gravitative orizzontali. E poi alla fine abbiamo il quarzo uedrale, quarzo macrocristallino, che può essere ialino, bianco o in molti casi ametista. Dopo il quarzo, nella maggior parte dei casi, c'è il vuoto, non c'è più niente. Però ci sono anche casi in cui poi si ripetono queste facce e quindi abbiamo sequenze diverse di 1, 2, 3, 4 e poi si può ripetere di nuovo 2, 3, eccetera. Andiamo a vedere in dettaglio queste facce. Abbiamo visto il First Chalcedony Layer è quello che contiene tutte le inclusioni e sta diciamo appiccicato alle pareti della cavità, si forma come abbiamo visto per accumulo di silice all'interno della cavità, all'interno si formano i muschi e le plume, e i muschi possono, se c'è una dilusione secondaria, venire staccati, diciamo, dalle pareti e accumulati verso la base. Un caso tipico è quello di un'accumulazione di muschi alla base e la formazione dell'agata bandata nella parte superiore. La facies delle emiagate, cioè la prima facies dell'agata bandata, rappresenta una bassa nucleazione all'inizio della formazione delle bande. Abbiamo le bande che invece di iniziare con una banda continua tutta attorno alla cavità, inizia con delle piccole strutture sferulitiche che cominciano a sovrapporre bande una sopra l'altra sulla parte esterna, quindi appoggiate al First Chalcedony Layer, che qui è rosso, colorato di rosso per colorazione secondaria. E come abbiamo detto, se il ciottolo viene visto da fuori, diciamo, eroso dal fiume o dal boratto, possiamo evidenziare questi occhi, che è la sezione esterna dell'emiaga. Alcuni depositi hanno tipicamente grande abbondanza di emiagate, possono essere Wavell in Australia, Waldenbach in Germania e altri, hanno un'altissima frequenza di emiagate, in altri depositi sono un po' più rare. Un particolare tipo di emiagata è quello dei conoidi, che sono come se fossero delle emiagate che crescono sopra il First Chalcedony Layer, però mentre questo si stava ancora sviluppando, quindi diciamo crescono piccoline e mano a mano che va avanti la sovrapposizione di bande, il calcedonio lateralmente continua a formarsi e continua a diciamo a infossare la emiagata in un cono. Questa è una struttura abbastanza rara e sinceramente non vi so dire per quale motivo queste emiagate abbiano questa forma un po' particolare, però è una struttura interessante. Poi abbiamo le bande orizzontali. Ecco, le bande orizzontali sono evidentemente controllate dalla gravità, cioè la stratificazione è così nettamente orizzontale che non c'è dubbio che sia causata dalla gravità. Evidentemente, se controllato nei depositi, possiamo verificare che questo livello corrisponde all'orizzontale. Alcuni tandere che sono riempiti da bande orizzontali, e la situazione tipica è che le bande orizzontali occupino la parte inferiore
della cavità, mentre la parte superiore contiene un'agata bandata. Dei noduli che siano riempiti completamente di agate bandate sono un evento rarissimo. Questo è un campione del Brasile scaldato, per cui i colori non sono originali. In genere queste agate bandate orizzontali sono molto più bianche delle agate concentriche. Se vediamo questa porzione, è molto più bianca dell'agata concentrica, che è rosa, e in questo caso, questo campione del Queensland, anche questo, la parte piano parallelo orizzontale è molto più bianca della parte superiore che è verde. Anche in questo caso la parte concentrica ha delle colorazioni di rosso che mancano completamente nella parte piano parallela. E poi ci sono le bande concentriche. Bande concentriche non sono controllate dalla gravità, quindi possiamo vedere chiaramente che si tratta di bande che si appiccicano contro le pareti della cavità e mano a mano che si ripetono si accumulano queste bande una sull'altra e vediamo che la cavità diventa sempre più piccola e l'evoluzione di queste bande può essere di diverso tipo. Queste bande possono essere più o meno concentriche, come in questo caso, possono essere sfasate e crescere verso un lato, possono avere della curvatura continua, avere una curvatura segmentata come in questo tipo. Questo tipo di agata si chiama un'agata fortificata perché richiama, diciamo, i castelli medievali, i castelli rinascimentali che avevano questa struttura fatta un po' così. E diciamo che la forma di queste bande dipende dal fatto che il calcedonio iniziale era fortemente botroidale e quindi diciamo che cresce lungo, cioè seguendo i botroidi, cioè le strutture mammellonari del calcedonio. Poi vedremo che ci sono anche altre ragioni per spiegare questo tipo di strutture. Quindi le bande, diciamo che occupano lo spazio lasciato dal calcedonio, dal First Chalcedony Layer, che può essere tutto lo spazio o quello che resta se si adatta alla cavità che resta e quindi possono essere delle porzioni anche grandi occupate da saggeniti o da altre porzioni di calcedonio con inclusioni. Ecco, quindi vediamo le tre facies dell'agata bandata: sono la facies 2A emiagata, la facies delle bande concentriche e la facies delle bande orizzontali. E qui i 2C e 2B sembrano invertiti perché per semplicità li avevamo scritti uno sopra l'altro, però diciamo che da un punto di vista logico la sequenza è questa. Cioè all'inizio abbiamo una bassa nucleazione che dipende da un'alta densità della soluzione colloidale, non da mancanza di soluto come accade nei sistemi idrotermali. Cioè nella cristallizzazione del quarzo, se abbiamo una nucleazione bassa è che c'è poco soluto, in questo caso abbiamo una soluzione molto densa. Mano a mano che sottraggo soluto alla soluzione, la soluzione diventa sempre più liquida e quindi possiamo diciamo avere una cristallizzazione, quindi una banda di calcedonio che si appiccica in maniera coerente su tutta la cavità. Per appiccicarsi il calcedonio deve essere molto viscoso, quindi siamo chiaramente nel caso di un colloide, di una soluzione colloidale. Il passaggio da bande concentriche a bande orizzontali rappresenta evidentemente una diluizione della soluzione. Cioè, per avere questo fenomeno gravitativo dobbiamo avere che prima la banda si era appiccicata alla cavità e poi qualcosa ha fatto sì che questo calcedonio ha rappreso contro le pareti della cavità si diluisca e diciamo coli verso il basso e formi queste lamine piano parallele. Quindi le bande orizzontali sono una diluizione delle bande concentriche.
In questa fase noi sappiamo che il nodulo è praticamente isolato dalla roccia madre perché c'è il First Chalcedony Layer, che è questo piccolo straterello, in certi casi è molto più grosso, però un minimo, anche microscopico, straterello del First Chalcedony Layer è necessario per cominciare a cristallizzare le bande. Per cui siamo in un sistema quasi chiuso. Dico quasi perché completamente chiuso non è mai, però le bande si formano solo se il sistema è quasi chiuso, cioè solo se la cavità è completamente tappezzata di calcedonia. Quindi abbiamo tre fasi in sequenza che formano tre strutture con diluizione crescente in un sistema semichiuso. Poi abbiamo le ultime due facies, una è una facies di opale bianca che vediamo si può trovare in due situazioni. La prima situazione è alla base della cavità come un deposito massivo bianco che presenta frequentemente dei crack da disseccamento e delle strutture da riassorbimento molto simili a cose che abbiamo visto nei diaspori. In queste superfici c'è un contatto fra l'opale e il calcedonio e vediamo che ci sono delle strutture sferulitiche di calcedonio che cominciano a crescere, a formarsi all'interno dell'interfaccia fra l'opale e il calcedonio. Il secondo caso è si trova in genere sopra o alla fine delle agate concentriche o sopra le agate, cioè le bande piano parallele, e si trova in genere fra queste e l'ultima facies di quartz. In questo caso l'opale ha una struttura di questo tipo e a forma di dunette. E poi c'è l'ultima fase, l'ultima facies, che è quella del quarzo cristallino, che in genere riempie l'ultima porzione della cavità e spesso è ametistino, però in certi casi si può alternare a bande di calcedonio. Questa è ancora un'agata scaldata del Brasile, però vediamo che c'è calcedonio, quarzo, di nuovo calcedonio, quindi abbiamo due bande di quarzo importanti. Questa è un'agata dryad, un'agata sedimentaria in cui il quarzo è molto abbondante. Anche qui vediamo che il quarzo forma diciamo delle lamine a sé stanti. Però il caso più generico è quello in cui il quarzo si trova al centro della cavità e in questo caso, quando comincia a cristallizzare il quarzo, è abbastanza difficile ritornare indietro in condizioni di cristallizzazione di calcedonio perché un nuovo apporto di soluzione viene direttamente e rapidamente utilizzato dal quarzo per la crescita dei cristalli. Quindi per formare un colloide quando c'è già del quarzo che sottrae soluto alla soluzione è abbastanza complicato. Ecco, quindi possiamo qui riassumere la struttura interna di una banda. Ecco, quelle che noi vediamo come bande, che potrebbero a prima vista sembrare tutte uguali, in realtà hanno una struttura interna che è piuttosto complessa e vediamo che ci sono essenzialmente tre tipi di minerali al suo interno. Due sono costituiti da calcedonio e uno è il quarzo. Allora, la prima fase che è costituente le bande è costituita da calcedonio globulare. Questo calcedonio globulare è un calcedonio trasparente, mentre questo è bianco. Questo calcedonio è trasparente, è idrato, infatti se tingiamo un'agata, questa è la parte che assorbe tutta la pittura, tutta la tinta, e diciamo che se è una tintura idrosolubile entra nelle posizioni occupate dalle molecole d'acqua.
Quindi questo è un calcedonio idrato, è trasparente e ha una struttura globulare finemente laminata. Globulare laminata cosa vuol dire? Beh, e se guardiamo al microscopio, queste sono finissime lamine che possono avere, ma anche non avere, diciamo, un limite fra una lamina e l'altra. Se il calcedonio è di un bel colore trasparente, non si vede nessuna distinzione. E mentre se è un po' più opaco possiamo vedere un velo di opaco che mi distingue delle lamine che si sovrappongono. Però bisogna chiaramente distinguere le lamine dalle bande, cioè queste lamine sono infinitamente più piccole di una banda e possono meno avere una identità. Cioè ci vuole un microscopio per vederle e nella maggior parte dei casi dipende dalla colorazione che hanno. Se il calcedonio è pulito non si vedono assolutamente queste bande. E una banda lateralmente può passare a delle strutture globulari isolate. Quindi diciamo che lo stesso passaggio lo possiamo avere diciamo, dal basso verso l'alto. La nucleazione comincia un po' più difficile con delle strutture globulari separate, piano piano queste strutture globulari si uniscono a creare delle lamine più continue. Quindi questa è una facies unica ed è una porzione all'interno della banda. Poi c'è la porzione fibrosa. Questa porzione fibrosa è bianca, è anidra, non piglia il colore e quando tingiamo l'agata questa resta bianca sempre. Questo calcedonio è plastico e vedremo che si comporta in maniera plastica e dà delle strutture deformative secondarie, anche se molto piccole, però può dare delle deformazioni secondarie. Questo strato è rigido, è cristallino, il calcedonio è microcristallino, è fibroso, ma le fibre sono costituite già da piccoli cristalli con una loro individualità. Quindi qui passiamo già al dominio del quarzo cristallino, della silice cristallina. E poi l'ultima fase è quarzo, quarzo vero e proprio, quarzo euvedrale con cristallini piccoli però di forma visibile e qui chiaramente siamo in un campo di cristalli rigidi. Quindi all'interno di una banda abbiamo prima il calcedonio e poi il quarzo, però all'interno del calcedonio c'è un limite fra l'idrato e l'anidro e fra il plastico e il rigido. Questa porzione della lamina si comporta come rigida. È importante capire questo perché molte delle teorie della formazione delle agate suppone che ci siano delle grossissime, importantissime deformazioni secondarie all'interno delle agate che in realtà non si possono verificare. Perché quando abbiamo delle lamine di calcedonio fibroso o di quarzo, questi sono già materiali cristallini e non si possono deformare. Questo è una sequenza reale, questo è uno schema, questa è una sequenza reale. Vediamo che la struttura è, potremmo dire, criptocristallina nella parte del globulare e microcristallina nella parte del fibroso e poi a tetto abbiamo i cristallini di quarzo. Questa è una sequenza di cristallizzazione. C'è un aumento della cristallinità verso l'alto e una diminuzione del contenuto di acqua, cioè comincia a cristallizzare da una soluzione colloidale, si passa da una soluzione colloidale ad alta concentrazione, che provoca la deposizione di questo, per sottrazione di soluto passiamo a una soluzione più diluita da cui cristallizza il calcedonio fibroso e negli ultimi istanti della soluzione, quando la soluzione ormai è diluita e il soluto è poco, avremo cristallizzazione di quarzo euvedrale. Il quarzo porta via tutte le ultime particelle di silice in soluzione, a quel punto l'acqua che rimane è pulita
e abbiamo cristallizzato, abbiamo sottratto tutta la silice dalla soluzione. Quindi questa sequenza di una banda è un evento di cristallizzazione da parte di un evento, cioè un flusso, un'entrata di soluzione idrotermale, anzi soluzione acquosa, non è idrotermale perché stiamo parlando di acque praticamente fredde. Quindi questa è la base, sarà sempre, e questo è il tetto, sarà sempre un contatto fra un calcinone globulare e il tetto della sequenza precedente, che sarà costituito probabilmente da quarzo epoedrale o da calcedone fibroso. Questa sequenza, come nel caso delle torbiditi e come nel caso di molte sequenze geologiche, non è sempre così facile da individuare all'interno di una successione di bande, perché appunto non è nettamente distinguibile questa superficie da altre superfici. Quando la sequenza è completa, cioè abbiamo S1, S2, S3 e poi si ripete S1, S2, S3, è quasi banale, esattamente come nelle turbidite. Ma quando cominciano a mancare, quando per esempio manca la S3, avremo alternanza di S1 e S2. E quando mancano le porzioni più cristalline e abbiamo ripetizione di S1 continuamente, già comincia a essere abbastanza difficile capire quando finisce l'evento, diciamo, di cristallizzazione dalla soluzione. Comunque questa sequenza dobbiamo tenerla presente perché è l'unità di base della cristallizzazione delle bande. Ecco, allora vediamo in un caso reale, vediamo che le facce S2, sono quelle bianche, opache e fibrose, sono ben evidenti in un nodulo e si vedono qui come linee sottili qua e poi più abbondanti in questa porzione. La faccia S1 è quella trasparente, quella che in genere ha i centri di colore, quindi quella che dà colore a tutto il nodulo, e ha delle variazioni laterali di spessore importanti. Come abbiamo visto, è la parte plastica e quindi è soggetta a delle variazioni di spessore, mentre la S2 è più continua come spessore, ha uno spessore costante, in quanto si tratta di fibre che crescono parallele fra loro. S3 si trova forse a questo livello ed è rappresentata da una leggera ondulazione di questa banda, che forse la vedremo più avanti in una slide più dettagliata. Ecco, e ancora abbiamo un esempio in cui S1 è la parte con i centri di colore trasparente, vediamo questi qua, cioè tutta questa porzione è data da S1. Fra S1 e S2 ci sono delle sottili linee bianche che rappresentano il calcedone fibroso. Questo è un S2 di spessore più importanti, questo è un S2, questo è un S2 più piccolo, eccetera. Questo è un S1, dove abbiamo tutto concentrato il colore con i puntini di colore. S2 è questa banda con una struttura fibrosa. Qui abbiamo ancora un S1 e qui abbiamo delle S3 che sarebbero le bande di quarzo. E come abbiamo visto prima, si riconoscono perché la superficie della banda passa da essere, diciamo, liscia a essere finemente ondulata. Qui abbiamo due bande chiaramente di quarzo cristallino e uedrale e lasciano una struttura molto ondulata. Ecco, alcune bande hanno molte lamine al suo interno. Questo pacchetto di S1 vediamo che passa da uno spessore di poco meno di un centimetro fino lateralmente, qui raggiunge alcuni centimetri di diametro, mentre S2 non ha quasi variazioni laterali. Se andiamo a contare all'interno dell'S1, vediamo che qui ci sono un'infinità di lamine. Contare queste lamine è un'operazione praticamente impossibile, ci sono stati degli studiosi che ne hanno contate alcune migliaia per centimetro. E la presenza di quarzo ancora la vediamo qui, qui abbiamo 10 sequenze complete S1, S2, S3 in questo pacchetto e vediamo che
la presenza di quarz, cioè dell'S3, a tetto della sequenza mi dà questa struttura della banda molto, molto ondulata, molto complessa. Poi qui finisce il quarzo e le bande tornano a essere più lineari. Ecco, in questo caso abbiamo che le S2 hanno uno sviluppo limitato e formano delle strutture circolari, diciamo simili a quelle che abbiamo visto per bassa nucleazione delle emiagate. E se viste di taglio, queste strutture quasi non si percepiscono e abbiamo delle sottili patine bianche che separano il calcedonio globulare, che rappresentano il calcedonio fibroso. Nella maggior parte dei casi queste sottili linee bianche dell'S2 sono costituite da un allineamento di grumetti sparsi di calcedonio bianco. Questo perché ci sono anche dei fenomeni secondari di riadattamento o ricristallizzazione del calcedonio, per cui se crescono delle fibre parallele poi possono in qualche maniera venire riassorbite. Comunque ci sono dei processi che le trasformano. Fatto sta che a una scala molto piccola la distinzione fra le bande in certi campioni può essere veramente complessa. In questo caso invece, dove c'è una sequenza ben ripetuta, abbiamo una sequenza S1 e S2 fittamente ripetuta in maniera molto costante. Ecco, vediamo adesso l'origine delle bande orizzontali. Le bande orizzontali possono coesistere con le bande concentriche. Allora, vediamo per esempio in questo campione, vediamo un bel pacco di bande orizzontali che però passano lateralmente a concentriche. Quindi abbiamo questa linea che possiamo seguire nella parte superiore della cavità. Cosa succede? Perché in questa parte si appiccica contro le pareti e poi lascia uno strato così piano, parallelo, orizzontale? Vediamo che addirittura all'interno della stessa banda possiamo avere una deposizione orizzontale nella parte destra del nodulo e una deposizione concentrica. Vediamo che questa banda, senza arrivare al fondo della cavità, solo a sinistra comincia a montare, ad adagiarsi sopra le bande precedenti. Quindi abbiamo la porzione di sinistra che è concentrica e quella di destra che è orizzontale. E questa situazione è abbastanza strana. Ecco, per capire perché succede questo, dobbiamo capire che è molto frequente l'associazione fra bande orizzontali e le stalattiti. Allora, cosa possiamo capire da questo? Beh, è evidente che se la banda concentrica è appiccicata al tetto della cavità e c'è una diluzione improvvisa secondaria, quindi un input di acqua che diluisca la soluzione colloidale, questo strato di questa banda concentrica non riesce più a stare appesa al soffitto e comincia a sgocciolare e crea questi stalattiti. Le stalattiti mi creano una porzione di soluzione più diluita verso la base. All'interno di questa porzione avremo lo stesso calcedonio che stava prima nella banda orizzontale, quindi la composizione non cambia, si formeranno delle bande nella stessa maniera in cui si stavano formando prima, però è, diciamo, un calcedonio risedimentato e in questo processo di diluizione avremo una maggiore cristallinità e quindi in genere avremo meno colore in queste porzioni. Quindi se guardiamo in dettaglio una banda che passa da concentrica a piano parallelo orizzontale, da questo Thunderegg di Secret Ridge, vediamo che queste bande che sono concentriche a un certo punto passano orizzontalmente, passano a bande orizzontali. Se guardiamo qui, vediamo che c'è un aumento di spessore fra queste bande concentriche e queste bande orizzontali. L'aumento di spessore è molto importante. Vediamo questa lamina, per esempio, che passa nel laghetto, diciamo, di queste bande orizzontali passa uno spessore importante.
anche questa banda diventa qui molto grosso. Allora, se analizziamo la sequenza delle tre facce delle bande, cioè calcedonio globulare, calcedonio fibroso e il quarzo, sappiamo che la parte duttile plastica è solo quella del calcedonio globulare, quindi solo la parte plastica è responsabile di questo aumento di spessore nelle lamine orizzontali, mentre la porzione fibrosa resterà più o meno costante sul lato concentrico e sul lato orizzontale. Quindi lo spessore della lamina di calcedonio globulare varia, mentre lo spessore della lamina di calcedonio fibroso ed eventualmente di quella di quarzo non varia. Quindi il quarzo e il calcedonio fibroso sono rigidi, non sono soggetti a questo tipo di deformazione secondaria. Ecco, beh, c'è il caso in cui le bande orizzontali già esistono. A questo punto, se ricominciamo a depositare delle bande concentriche, queste bande saranno concentriche, però la cavità avrà una superficie piatta, orizzontale nella parte basale. Quindi, diciamo, l'apporto della banda concentrica sarà anch'esso ripercuote sulla crescita delle bande orizzontali. In realtà la forma delle bande orizzontali, siccome in questo caso non sono più così diluite come nel caso delle vere bande orizzontali che si formano per diluizione, creeranno questa concavità. Infatti, noi abbiamo visto che il colore è concentrato nelle bande concentriche, cioè solo in questa porzione, mentre le bande orizzontali sono prive di colori. Fino a qui, dove le bande sono effettivamente parallele una all'altra. Questo pacco che vediamo fra queste due frecce, cioè da questa banda qui, dove comincia un po' di colore rosso, fino a questa banda qui, dove ricominciano delle bande orizzontali più grigiastre, cioè questo pacchetto è costituito in realtà da bande concentriche che si sono adagiate su una precedente struttura a bande orizzontali. Quindi non sempre la banda orizzontale mi indica che siamo in una condizione di diluizione, ma bisogna stare attenti perché questi fenomeni si ripetono e possiamo avere un'alternanza di diluizione, bande concentriche, probabilmente c'è un'altra diluizione piccolina, forse delle altre bande concentriche qui, un'altra diluizione a un certo punto, e bande probabilmente tutte concentriche a partire da questo rosso. Quindi vanno analizzate con un certo dettaglio perché i passaggi fra bande orizzontali e concentriche sono frequenti e ripetuti. Abbiamo visto che nelle bande orizzontali c'è meno colore, c'è materiale più cristallino e evidentemente ci devono essere dei fenomeni secondari di ricristallizzazione. Se guardiamo con attenzione queste bande orizzontali, abbiamo del quarzo secondario, cioè delle piccole cavità o dei piccoli ammassi di quarzo cristallino. Vediamo, questa banda è di quarzo, questo è quarzo, qui abbiamo una banda di quarzo non completamente continua, qui ancora c'è del quarzo. Quindi la ricristallizzazione secondaria è dovuta al fatto che la diluizione delle bande concentriche mi porta a creare nella base della cavità una soluzione non così colloidale come quella che mi provocava la formazione di bande concentriche che si appiccicano alle pareti, quindi una soluzione che è compatibile con la cristallizzazione di quarzo. Le bande secondarie e quindi sono più bianche perché c'è una maggiore porzione di S2 che è il calcedonio fibroso, cioè maggiormente cristallino, e una maggiore quantità di quarzo. Il quarzo in gran parte è evidentemente secondario e se guardiamo con dettaglio possiamo vedere per esempio questa piccola porzione di quarzo fra due bande orizzontali. Se la guardiamo con dettaglio è una piccola geode, cioè il quarzo non ha un'orientazione tutta
con i cristalli verso l'alto, come sarebbe nel caso di una banda concentrica o di una banda comunque che si forma in un momento solo, ma è una ricristallizzazione perché i quarzi, i cristalli sono tutti rivolti verso l'interno. Quindi c'è stata una dissoluzione per diluizione e una ricristallizzazione in questo piccolo spazio. Se prendiamo un'agata tinta di quelle che si trovano comunemente in commercio nei mercatini, sono tutte agate brasiliane, vengono tinte in maniera industriale, però possiamo vedere che la porzione orizzontale non prende la tinta, perché queste hanno un'alta concentrazione di calzione fibroso e di quarzo secondario ricristallizzato, che essendo entrambe cristalline non assorbono il calore, il colore come abbiamo visto. Mentre le porzioni che assorbono il colore sono sempre quelle a calcedonio globulare. Ecco, quindi riassumendo, come si forma una banda, ma una banda intesa nel senso di una sequenza di bande. Abbiamo una stagione delle piogge che riempie una cavità di acqua e il nodulo è isolato a causa del First Chalcedony Layer, quindi siamo in un sistema chiuso o quasi chiuso. Quindi le soluzioni fluiscono dentro molto lentamente nella cavità. Allo stesso modo escono molto lentamente. Quando abbiamo evaporazione, rapidamente la soluzione interna diventa soprasatura e la proprietà della silice è di creare una soluzione colloidale, cioè una soluzione in cui la soluzione è molto densa e ha una viscosità tale da creare una specie di gelatina. A questo punto la silice resta intrappolata all'interno di questa soluzione colloidale e solo l'acqua evapora, lasciando all'interno questa porzione di calcedonio. Ecco, mano a mano che la soluzione evapora, abbiamo cristallizzazione prima del calcedonio globulare, che è quello che si forma alle concentrazione maggiore, sottraendo il calcedonio globulare, la soluzione diventa più diluita e si passa a cristallizzazione di calcedonio fibroso. Alla fine avremo cristallizzazione di quarzo e quello che resta è acqua pura che può evaporare completamente. Questa sequenza di tre bande mi crea una banda completa, una sequenza di bande completa che è un evento umido secco, cioè un evento piovoso o una stagione delle piogge. Quando comincia a cristallizzare il quarzo, qualunque nuovo apporto di acqua da fuori mi va a far crescere ancora i cristalli di quarzo, per cui non riesco in nessun modo a ritornare nelle condizioni colloidali perché non posso far crescere la concentrazione lentamente. Perché in ogni situazione che la soluzione è soprasatura, cioè il cristallo assorbe gli atomi in eccesso. Quindi per riavere una soluzione colloidale devo evaporare tutta questa soluzione e aspettare un'altra stagione perché entri tutta l'acqua nuova e cominci a passare a soluzione colloidale e avere una sequenza nuova. Quindi per avere una successiva sequenza di bande dobbiamo prima di tutto svuotare e essiccare completamente la cavità. E quando l'acqua nuova entrerà, porterà nuova silice in soluzione e quindi diciamo la sequenza di bande è il risultato di un ciclo stagionale. Ecco, come si forma questa sequenza di bande, diciamo perlomeno come si forma la crescita di calcedonio sulle pareti della cavità, lo possiamo un po' assimilare a un esempio un po' più facile da vedere, che è quello della maturazione di un cocco. Il cocco, quando è giovane, contiene un liquido in cui è disciolta una proteina che è un nutriente per la crescita del cocco. E questa proteina, che è un polimero, esattamente come la silice, mi rende il liquido più denso. Ecco, mano a mano che il cocco assorbe acqua, o per evaporazione, o perché il cocco sta utilizzando questi liquidi per
Per sopravvivere, il cocco matura, il liquido sparisce e la proteina si appiccica alle pareti del cocco lasciando un materiale gelatinoso. Se avete avuto modo di mangiare un cocco giovane, questa gelatina si mangia col cucchiaio ed è molto buona e praticamente ha nessun sapore. All'interno c'è ancora dell'acqua, ma e diciamo che il limite fra la soluzione colloidale, cioè fra la gelatina e l'acqua, non è così netto. Diciamo che c'è una porzione di materiale più denso appiccicato verso le pareti. Mano a mano che matura, allora si separa nettamente il cocco frutto dalla parte liquida. Il cocco, diciamo, la proteina cristallizza a forma delle fibre radiali in maniera molto simile a come forma le fibre del calcedonio e si separa una soluzione all'interno che è totalmente liquida, ormai priva di proteine e fino all'essiccazione totale. Quindi diciamo che questa evoluzione mi fa capire come potrebbe essere distribuita la soluzione all'interno della cavità e come si può passare da un liquido a un liquido polimerizzato con una porzione più o meno gelatinosa che si appiccica alle pareti, e quindi qua possiamo avere in questa fase possiamo avere una serie di fenomeni che sono quelli delle agate, in cui abbiamo un'interazione fra questo liquido e questa gelatina.